nostra richiesta al sindaco Marino, come pure al presidente Zingaretti, perché poi sono tutti intrecciati in mafia capitale, di andare a casa è assimilabile al comportamento stesso della mafia. Ha detto precisamente che siamo sulla stessa linea della mafia, quindi ci stanno dando dei mafiosi quando vediamo che ogni giorno il capo di gabinetto, l'assessore, il consigliere di turno sono coinvolti in mafia capitale o comunque in altre grandi indagini, l'ultima quella che ha richiamato Enrico, quella su Metro C in cui pare sia coinvolto l'assessore in proda. Questa è una cosa che noi abbiamo denunciato fin da quando siamo entrati, con una prima interrogazione, prima gli accessi agli atti. Un accordo che il sindaco Marino ha fatto, con cui ha riconosciuto 90 milioni di euro in più al general contractor Metro C, non solo, gli ha differito ulteriormente i termini, qua parliamo di un'opera che doveva essere consegnata ad aprile 2011, addirittura doveva essere pronta inizialmente per il giubileo del 2000, qua non arriveremo al giubileo 2016 che è pronta la stazione di San Giovanni, quindi forse sarà pronta per il giubileo del 2025, quindi gli ha prorogato ulteriormente i termini, anche quei termini sono scaduti, ha già previsto dei riconoscimenti futuri, quindi noi facemmo un'interrogazione a cui in prota non ha risposto e successivamente, proprio come ha detto Gianluca, lo schema è assolutamente quello, quindi entriamo, facciamo le proposte, le mozioni, le interrogazioni, non ci rispondono, quindi siamo dovuti andare in procura naturalmente, quindi poi ovviamente questi esposti arrivano e quindi vediamo che è indagato l'assessore in prota, è indagato l'assessore Marinelli, è indagato l'ex presidente dell'aula Coratti in mafia capitale, è indagato l'assessore Ozimo, è indagato quello che hanno messo a fare il controllo della trasparenza, cioè chi dovrebbe garantirti la trasparenza, il dirigente all'anticorruzione Politano, è indagato anche quello, è indagato l'assessore Nieri, è indagato il presidente della commissione patrimonio Pedetti. Quindi ora vedremo, quindi ovviamente come ha detto Gianluca, perché poi noi siamo presenti al 100% nei vari consigli comunali o nella Regione Lazio, se andate a vedere sul sito del comune siamo tra quelli che hanno fatto il maggior numero di atti fra proposte di delibera, mozioni e via discorrendo, ovviamente abbiamo anche svolto un'attività ispettiva di indagine su tutte queste questioni che poi hanno portato a queste cose, però ovviamente se gli diciamo che dovrebbero andarsene perché evidentemente ci sono delle responsabilità non solo penali ma anche politiche, perché poi ad esempio riguarda il sindaco Marino, sì, non è coinvolto direttamente, però quando si trattò di decidere appunto fra l'assessore in prota oppure l'assessore Morgante, magistrato di Corte dei Conti, assessore al bilancio, che si era fortemente opposta a questo accordo, quindi aveva detto questi 90 milioni non devono essere pagati, cosa che anche noi sostenevamo, ebbene il sindaco Marino ha scelto la posizione dell'assessore in prota, quindi di che stiamo parlando? In tutte le maniere stiamo cercando di mandarli a casa e per questo il presidente del PD, il presidente del PD Orfini a livello nazionale, comunque commissario di questo partito romano commissariato, che lo stesso Barca, ex ministro, ha definito nel peggiore dei modi come un partito che fa interessi clientelari e non gli interessi dei cittadini, ebbene il commissario del PD Orfini ci ha dato dei mafiosi perché gli abbiamo detto che se ne devono andare a casa, quindi di che parliamo insomma? Ci proviamo tutti i giorni a mandarli via, a tirar fuori queste cose, oltre che fare attività propositiva nelle istituzioni come pensiamo di fare dalla mattina alla sera, ovviamente anche col supporto di tutti. C'è un'indagine in corso, insomma, abbiamo letto insomma, le carte, riguarda destra, sinistra, riguarda tanti settori dell'amministrazione capitolina, ecco appunto dai campi Rom. Ne parlavamo poco fa, abbiamo visto che quindi si lucra sulla disperazione, si lucra ad esempio sulla disperazione di questi immigrati che vengono. Il Comune di Roma dà per questi appalti, per questi 8 campi Rom per appena 7.000 persone 30 milioni di euro all'anno, abbiamo visto che queste persone ci lucravano sopra, come pure lucravano sull'emergenza abitativa. Questo è un altro scandalo del Comune di Roma,
non è vero che si, come sentiamo sempre dire, che non ci sono i soldi. Il fatto è che i soldi vengono sprecati. Questo è un settore su cui i soldi vengono sprecati. 33 residence che costano al Comune di Roma, a noi tutti, 41 milioni di euro all'anno, cioè il costo per ogni famiglia è pari a circa 1.700-2.000 euro al mese. Il Comune di Roma spende per mantenere queste famiglie nei residence 1.700-2.000 euro al mese, quindi questi sono gli appalti, la manutenzione del verde, l'emergenza abitativa, i campi rom su cui hanno lucrato queste persone coinvolte nell'indagine Mafia Capitale. E Mafia Capitale è questo, ma anche tante altre cose. Abbiamo visto gli sprechi, gli appalti, abbiamo visto gli sprechi che ci sono stati, sprechi. Anche su questo si è aperto un filone di indagine, appunto, su questo ennesimo accordo che è stato fatto per la Metro C, anche se un'altra indagine che non attiene Mafia Capitale. È un appalto che doveva avere un corrispettivo di 2 miliardi e 2 ed essere concluso ad aprile 2011. Siamo appunto nel 2015, ad aprile 2015 ancora non è concluso e i costi sono lievitati per oltre 1 miliardo. Non è vero che è ascrivibile solo al sindaco Alemando, come pure l'indagine Mafia Capitale, perché il sindaco Marino, appena entrato, ha fatto un accordo con cui ha riconosciuto ulteriori 90 milioni di euro al general contractor Metro C per delle riserve, cioè per delle richieste risarcitorie fatte in contabilità, e gli ha prorogato ulteriormente i termini. Questi termini sono già tutti quanti scaduti, sia il termine di consegna di Loti, sia il termine di consegna di Centocelle, sia il termine di consegna di San Giovanni, che ancora non è scaduto, ma essendo giugno 2015 è di fatto irrealizzabile. Quindi in ogni settore dell'amministrazione capitolina, dovunque andiamo a toccare, tiriamo fuori il marcio. Questo è quanto, ecco perché noi diciamo, vedendo poi vari assessori vengono indagati, vari consiglieri vengono indagati, che non ce ne voglia il buon commissario del PD Orfini, che ci ha detto che noi siamo come la mafia allorché chiediamo che queste persone debbano fare un passo indietro, ma questa è la realtà. Queste persone debbono fare un passo indietro e andarsene a casa quanto prima. Quello che noi ci siamo resi conto in questa esperienza, vedendo i bilanci del Comune di Roma e andando a fare poi quei rilievi, che sono quei rilievi di buon senso, come diceva Gianluca, sono quei rilievi che l'OREF, l'organismo di revisione, fa puntualmente su ogni bilancio, che la frase più falsa che viene detta è: non ci sono i soldi. Questa è una grandissima menzogna, ce ne rendiamo conto un po' in tutti i settori. Sono enormi gli sprechi che ci sono nel Comune di Roma. Daniele Frongia, solo nella commissione revisione della spesa, ha tirato fuori quasi 1 miliardo di sprechi che l'amministrazione capitolina non taglia. Lo stesso organismo di revisione gli ha detto che ci sono enormi mancate entrate che il Comune di Roma registra. Abbiamo parlato degli immobili comunali che il sindaco Marino ha deciso di svendere anziché di riadeguare gli affitti. Là parliamo di 30 milioni, sulla tassa di soggiorno ci sono su 4.000 strutture esercenti 3.000 che evadono, parliamo di 50 milioni di mancate entrate, sulla biglietteria ATAC ci sono 140 milioni di mancate entrate. Ecco, quindi che non ci sono i soldi è una grande falsità. Sul Metro C abbiamo visto che ci sono state e che la Procura sta indagando su un accordo che ha riconosciuto 90 milioni di euro in più al general contractor, che probabilmente non erano dovuti. Cosa avremmo potuto fare con 90 milioni di euro? Almeno 90 asili nido. Quindi l'affermazione che non ci sono i soldi è una grandissima falsità. Il problema è che questi partiti, tanto la destra, tanto la sinistra, su questi sprechi come sulle mancate entrate che nascondono i privilegi, e sono gli stessi su cui l'indagine Mafia Capitale si sta incentrando, evidentemente non hanno capacità d'agire. Quello che noi andiamo dicendo è che i partiti tradizionali, il PD, su questi sprechi, su queste mancate entrate
dietro le quali si nascondono i privilegi, non hanno capacità d'agire. Evidentemente non possono farlo. Questo è il motivo per cui non ce ne voglia Orfini, altro che in linea con la mafia. Noi diciamo che questa gente deve andarsene assolutamente a casa prima che comunque li porti via la magistratura, visto che stanno cascando come mosche e ogni giorno esce fuori un consigliere o un assessore indagato in più. Cioè abbiamo una rete che fa acqua da tutte le parti. È vero questo, mi chiede se Acea distribuisce dividendi. Questo è vero, Acea fa circa 80 milioni di euro di utili all'anno, se non vado errato, e quindi distribuisce dividendi ai suoi azionisti, che sono per il 51% anche il Comune di Roma, per il 49% il mercato, e il principale azionista sappiamo tutti quanti chi è. Perché Acea fa questo? Anche perché non esegue gli investimenti necessari appunto a rimettere a posto le infrastrutture, e dovrebbero essere circa appunto 80 milioni, no? Questo non te lo so dire sull'amianto, però sappiamo che Acea dovrebbe fare una serie di investimenti per rimettere a posto la rete e non li fa. Non facendo investimenti è chiaro che non sostiene costi e quindi consegue in questa maniera anche degli utili che poi vengono ridati in parte al mercato. Certamente. Peraltro su questo bilancio, tra le varie vendite fatte dal sindaco Marino e liquidazioni di società, noi non ci opponiamo al fatto che della galassia delle società municipalizzate del Comune di Roma, che sono tantissime, una parte venisse smantellata o liquidata, però quindi oltre che fare le vendite di Acea, liquidazioni di assicurazioni di Roma, di Farmacap, quello di cui abbiamo parlato prima, il Comune di Roma, nel silenzio di tutti e contro il referendum del 2011, con cui il 95% degli italiani e anche il 95% dei romani, 97 per la precisione, avevano detto che l'acqua doveva essere pubblica, si è venduto una quota di Acea Ato 2. Infatti Acea Ato 2 è detenuta per un 96% da Acea e per il restante 3,50% dal Comune di Roma, per fare cassa il sindaco Marino come un conte rovina tra i vari beni che si è venduto, oltre che i vari beni immobili, nel silenzio di tutti si è venduto anche una quota del 3,52% appunto per fare cassa di Acea Ato 2, cioè proprio la società che realizza gli utili nell'ambito di Acea. Prospetta è un progetto di incorporazione o comunque di fusione con Acea, questo potrebbe essere. Sul contratto d'affitto sinceramente non mi risulta, mi sembra un po' strano, però non facendo il parlamentare non sono al corrente della cosa. Al Comune di Roma già ne abbiamo abbastanza, però non credo, non mi risulta questa cosa. È così, pensate che Veltroni, perché questi grandi appalti, la Metro C, la Città dello Sport, risalgono all'epoca Veltroni. Questa è una cosa assurda che in pochissimi sanno, vi voglio prendere 3 minuti per raccontarvela. Veltroni lasciò i cittadini romani con... lasciò a Roma nel 2008, lui che è passato per essere un sindaco, no? Una personcina, uno scrittore, sì, diciamo che l'essere stato sindaco di Roma ha rappresentato anche un trampolino. Lui lasciò Roma nel 2008 con 12,3 miliardi di debito, cioè Roma era fallita. Quindi che cosa si inventarono nel 2008? Si inventarono, la sapevate questa cosa? Scommetto di no, infatti non lo sa nessuno, però parliamo di 12,3, no grazie, di 12,3 miliardi di debito. Per non far fallire Roma, nel 2008 fecero la gestione commissariale, cioè questi debiti li hanno messi in una scatola, appunto li hanno affidati ad un commissario. Roma è ripartita da zero, diciamo così. Però che cosa dovremo fare? Per estinguere questi debiti noi pagheremo, noi cittadini romani, in parte li paghiamo noi, in parte li paga lo Stato, fino al 2050 verseremo 200 milioni di euro all'anno alla gestione commissariale. Lo sapevate questo? No.
appunto, e come li paghiamo questi due, come li paghiamo questi 200 milioni di euro per i debiti lasciati da Veltroni? Li paghiamo con l'addizionale IRPEF, proprio quella che sarà anche votata su questo bilancio del Comune di Roma, sul bilancio del Comune di Roma la votiamo ogni anno. Praticamente i cittadini romani sono i cittadini in Italia che pagano l'addizionale IRPEF più alta, lo 0,9. Il massimo è lo 0,8, a Roma paghiamo lo 0,9, ciao Daniele, e lo 0,4 che cuba, come dicono i tecnici, 200 milioni, lo 0,4 di questo 0,9 va a finire nella gestione commissariale e noi lo pagheremo fino al 2050 e sembra che il giubileo lo vogliano pagare appunto con l'addizionale IRPEF. Ecco perché dicono che ai cittadini romani non costerà, questa è un'autentica sola, in realtà costerà perché vogliono utilizzare questo 0,9 per due anni senza pagare la gestione commissariale, quindi significa che noi, i nostri figli e i nostri nipoti, se la gestione commissariale la dovranno pagare fino al 2050, in questo modo la pagheranno fino al 2052. Noi che abbiamo fatto da quando, da prima che entrassimo nelle istituzioni, quindi quando ancora ero candidato sindaco, facemmo accesso agli atti alla gestione commissariale e ce la negò, perché noi volevamo sapere come vengono spesi questi 200 milioni di euro all'anno. Cioè io dico, io ti verso 200 milioni e mi dici come li vai ad imputare, visto che sappiamo che in questa gestione commissariale ci sono dei contratti derivati per circa 6 miliardi, lo sappiamo, e ci dici, ci fai vedere questi contratti derivati, ci fai vedere la contabilità. Il commissario all'epoca ce lo negò e lo abbiamo rifatto quando siamo entrati come consiglieri comunali, perché i consiglieri comunali hanno un accesso agli atti particolare, non è quello del solito della 241 del 90, abbiamo un accesso agli atti particolare che ci viene dato dal TUEL, ed anche allora il commissario non ci hanno fatto vedere la contabilità di questi contratti, dicendo noi riferiamo solo in Parlamento, ci ha detto il commissario. Noi abbiamo ridato le nostre interrogazioni ai parlamentari, pure Carla Ruocco che era qua, anche lei l'ha ripresentata. Continuiamo a non sapere qual è questa cosa, questo oggetto, questi contratti derivati che noi cittadini romani pagheremo fino al 2050 versando 200 milioni di euro all'anno. Ora su questo bilancio ci siamo tolti una soddisfazione, perché è passato nel silenzio ovviamente generale un nostro ordine del giorno appunto su questa delibera IRPEF, che stabilisce che si crei un tavolo tra maggioranza, opposizione, tra i vari consiglieri, anche interistituzionale, in cui il commissario venga a riferire appunto e consegni appunto tutti questi documenti, questi contratti derivati che noi pagheremo fino al 2050. In questa discussione c'è stato pure detto dal PD che noi non dobbiamo attaccarli, perché quei 12 miliardi di debiti per 8 miliardi erano rappresentati da investimenti, e questa è un'autentica follia, perché abbiamo detto non basta dire che avete fatto investimenti, poi tocca vedere qual è stata l'efficacia di quegli investimenti, l'efficienza di quegli investimenti. Non è che hanno fatto una gran bella figura a citarli, hanno addirittura citato la metro C, cioè tra quegli investimenti finiti in gestione commissariale c'è la metro C che doveva costare 2,2 miliardi, siamo arrivati a 3,5 per non arrivare a San Giovanni. Oppure, la metro più cara del mondo. La metro più cara del mondo, oppure c'era... Tra i debiti che noi pagheremo fino al 2050 c'era appunto la città dello sport di cui parlavi prima, la Vela di Calatrava, e noi ogni volta che passiamo al casello di Roma Sud vediamo lo scheletro di Calatrava. Questo era un appalto che doveva costare 60 milioni di euro, siamo arrivati a 240 milioni ed ora, come si dice sempre, non ci sono più soldi perché bisognerebbe arrivare a 640, quindi mancano 400 milioni. Quindi la cosa che noi veramente abbiamo capito in questa esperienza di un anno e mezzo è che l'affermazione non ci sono i soldi è autentica follia. Il problema è che i soldi vengono sperperati, si perdono in mille rivoli o di sprechi o di mancate entrate. L'ultima, quella che abbiamo visto ieri proprio in diretta, quando su questo bilancio, che è un bilancio di 6 miliardi, ci hanno consegnato, pensate, diteci se secondo voi è normale questa cosa, altro che partecipazione, no? Ci viene dato un maxi emendamento che viene presentato come maxi emendamento di giunta,
di giunta, in realtà noi sappiamo che non è di giunta, cioè che ognuno è andato lì dalla giunta e gli ha detto infilami questa cosa, questa è la verità, questa è la verità, che ogni consigliere è andato lì, infatti la prossima volta gli abbiamo detto, oltre sulle varie colonnine, mettete pure una colonnina a destra in cui il consigliere che ha detto la voce, no? Ecco, 50 milioni... Gli ha detto Daniele, ha fatto bene a dirglielo, ha detto vabbè l'anno prossimo quando fate il maxi emendamento di giunta mettete pure la colonnina finale in cui il consigliere che andava dalla giunta a chiedere questa voce qui. 72 pagine, arrivate alle 17:15 con 50 milioni di euro in più di spesa, tanto perché i soldi non ci stanno, dentro c'è stava di tutto e loro ci hanno detto dovete fare i subemendamenti entro le 17:30. Cioè noi non, questo per farvi capire come governano questa gente, come governa questa gente, come gestisce i nostri soldi, e Orfini ci ha detto che noi seguiamo la linea della mafia allorché diciamo che devono andarsene a casa man mano che ogni giorno arrivano assessori indagati nuovi. Quindi 50 milioni in più di spesa, dentro c'era di tutto, ora non me lo ricordo, ieri gliel'abbiamo tirato fuori, gliel'abbiamo detto in diretta nel discorso, nell'intervento in assemblea capitolina, 1 milione in più per il segretariato generale, 250 milioni in più per l'ufficio di presidenza che fa affidamenti di vario genere, 250 milioni in più per i gruppi consigliari, scusate, 250 mila euro chiaramente. E quindi questo è quanto, portano un emendamento in cui si dispongono 55 milioni di euro in più di spesa e noi dovremmo emendarlo in un quarto d'ora, altro che partecipazione con la base, non si sapeva come fare. Quindi questo per farvi capire quello che noi vediamo, leggiamo e ci confrontiamo purtroppo sì, perché alla fine ti fa venire l'ulcera ogni giorno in assemblea capitolina. Marcello, come ho detto a Carla, dovete tenere... Daniele soprattutto ha lavorato. Allora pensate, tanto perché non ci sono i soldi, sulla nuvola di Fuxas, su cui serviranno probabilmente altri 100 milioni di euro per finirla, no? Ed è per questo che Euro SPA ora decide di vendersi gli immobili che ha, e questo provocherà anche avrà delle conseguenze negative inevitabilmente sui livelli occupazionali di Euro SPA, perché se Euro SPA si vende gli immobili che gli danno reddito, chiaramente dovrà ridimensionare il suo personale per finire un'opera faraonica. Pensate, quest'opera solo 20 milioni, soltanto 20 milioni, li abbiamo spesi per la progettazione. Quindi per Fuxas, per l'archistarra Fuxas. Ora dovete sapere che Euro SPA, che comunque è partecipata solo in parte dal comune, 10%, l'altro 90% è ministero, ha acceso dei contratti derivati, se non vado errato, per circa 190 milioni di euro proprio per finanziare quest'opera. Anche su questi contratti derivati noi abbiamo fatto 3 accessi agli atti per averli, dice, ci fate vedere la contabilità di questi contratti, ci fate vedere se per caso non sono in perdita come normalmente avviene sui contratti derivati, e anche questi ce l'hanno negati, quindi non ci hanno consentito l'accesso a questi contratti derivati. Comunque sappiamo che per finire quest'opera ci vorranno altri 100 milioni circa, e quindi sarà necessario che Euro SPA si venda dei beni, come sta facendo il sindaco Marino con i vari beni immobili del comune di Roma. Più che altro nazionale, su cui dovremmo sentire più che altro i nostri portavoce nazionali. Quello che noi diciamo è che sicuramente l'Europa ci ha un po' abbandonato, nel senso che l'Europa a noi ci chiede solo sacrifici, però poi quando si tratta di finanziare un po' la questione ci abbandona. Noi non siamo perché prima l'immigrante si regolava per la legge della pubblica sicurezza. Con la lei Martelli, appena gli stranieri aveva la personalità giuridica e era un conto di finanziamento come doveva essere dato, e la prima che si è appuntato in quel finanziamento era la Caritas, le altre comunità. Allora, in quella epoca bisogna che rendano conto come hanno finanziato queste... Non lo so ancora se questo imbilanciamento sulla migrazione, se ancora... Ecco, quello che noi vediamo e faremo nel Comune di Roma è che per esempio
il Comune di Roma spende 25-30 milioni per mantenere 8 campi rom, dove ci sono 7-8 mila persone. Questa mi sembra una politica assolutamente sbagliata, tanto è tanto antieconomica quanto antisociale, perché poi in questi campi rom ci siamo stati e vediamo che... Vediamo come fanno vivere queste persone. Spendiamo quasi 3.000 euro all'anno per mantenere questi campi dove queste persone vengono praticamente abbandonate a se stesse. Io penso che se mia figlia andasse a vivere lì, dopo un po' delinquerebbe anche lei. Quindi sicuramente non è questa, non è la soluzione dei campi rom voluti da Rutelli la soluzione. Abbiamo anche iniziato a raccogliere le firme per una proposta di iniziativa popolare che probabilmente ripresenteremo in via diretta noi consiglieri in Campidoglio per la progressiva dismissione di questi campi rom, perché non comprendiamo perché dobbiamo spendere 3.000 euro per ognuna di queste persone, i cittadini romani, ogni anno per farle vivere in maniera parassitaria, quando dobbiamo integrarle. Anche queste persone debbono lavorare e pagare le tasse come tutti i cittadini romani, diventare una risorsa, integrarsi piuttosto che diventare un costo, piuttosto che essere un costo di 30 milioni di euro all'anno, che sono lo 0,5%, quindi una cifra importante sui bilanci dei cittadini romani. Quindi anche loro devono integrarsi, pagare le tasse e lavorare. Questo a livello romano è quello che pensiamo di fare.